Le reiterate sentenze della magistratura ordinaria amministrativa hanno costantemente affermato l'esistenza sul piano giuridico di un nesso di causalità tra l'accertata esposizione all'uranio impoverito e le patologie denunciate dai militari. Questa è una pietra miliare. Adesso diciamo che coloro che loro malgrado sono stati esposti all'uranio impoverito, avranno la possibilità di ottenere giustizia. Questa gravità è talmente evidente e abbraccia aspetti talmente importanti e delicati che abbiamo deciso di consegnarla alla Procura della Repubblica di Roma affinché vengano individuate eventuali responsabilità di carattere Lei ha penale. parlato di aspetti gravi che avete riscontrato. Può dirci di cosa si tratta Beh, e se ci sono responsabilità politiche a tutti gli effetti? una considerazione che ho fatto, che ho ribadito anche stamattina, è che evidentemente in tutti questi anni la politica è stata debole. Il riconoscimento delle malattie per i militari, l'individuazione dei pericoli anche quando si va nei teatri esteri, la pericolosità nei poligoni. Tutte queste cose non sono consentite, sono state effettuate perché il sistema domestico le ha permesse. Se voi mi chiedete chi considero maggiormente responsabile, io dico la politica, perché la politica avrebbe dovuto impedire queste cose.